La vita delle persone si divide in vittime o carnefici in tutti gli ambiti, in famiglia, nel lavoro e nelle amicizie. Puntini. Però esiste un carnefice particolare, il predatore. Stai zitto! I più terribili sono quelli sessuali. Si nascondono dietro a migliaia di profili fake e usano strategie subdole. Cercano negli altri profili segnali di lussuria. Sei un pazzo. Cos'è la lussuria? Non è il semplice lasciarsi andare ai piaceri sessuali, ma è soprattutto il lasciarsi rapire e cullare continuamente da fantasie torbide. La lussuria diventa un vizio quando il pensiero è costante al desiderio e impedisce le normali incombenze della vita quotidiana. Io farei l'amore col mio telefono. Migliaia di profili manifestano esplicitamente riferimenti al sesso. Falsi o veri che siano, dimostrano che il web esprime tutta la frustrazione sessuale delle persone. Su una chat si può dire e fare ciò che normalmente teniamo nascosto. Mai chattato. Attenti a voi, il più delle volte sono persone innocue e solitarie, ma è proprio lì che si nasconde il predatore. Se vi sentite soli, uscite, andate in un bar e offrite da bere alla prima persona che vi sembra normale. Ma vai a quel paese.